Hai mangiato? Buona fortuna. Salve. Ah, il tuo clan è più entusiasta che mai, Khan Sansak. Entra, Tomul. I Khan aspettano con impazienza il tuo rapporto. Onorevoli Khan, abbiamo avvistato una brigata di Nokud diretta verso il corno di Druzhal. Alla guida c'è Balakar in persona. Quanto è grande la brigata? Dovremmo stare attenti, potrebbe essere un diversivo. Abbastanza da sopraffare il villaggio ai piedi della collina, ma è una frazione delle loro forze. E Korolet? L'hai vista? Oppure Onara? No, non ancora. Le stiamo ancora cercando. Dobbiamo presumere che i Nokud intendano distruggere il corno per impedirci di chiamare i draghi verdi. Sansok ha ragione. Potrebbe essere un diversivo. Non possiamo impegnare tutte le nostre forze, anche se si tratta di difendere il nostro artefatto più sacro. Prenderò la guardia del Khan e affronterò io stessa Balakar. Tomul, viandante, voi verrete con me. Khan Tigari, Khan Sansok, radunate i vostri clan e preparatevi per la battaglia. Dopo aver trovato Onara e chiamato i draghi verdi, marceremo verso il forte di Nokudon. La tua presenza è un buon presagio. Avanti! Che fine hanno fatto le tue buone maniere? Dobbiamo sbrigarci. Il corno di Druzhal deve essere protetto a qualunque costo. Non credo che un estraneo possa capire la gravità della situazione, Khan Ammatra. Penserò io a spiegare tutto. Il corno è la nostra reliquia più sacra, costruito generazioni or sono dalla stessa Tira come simbolo dell'amicizia tra i Maruk e i draghi. Prima della partenza dei draghi, nel sito si tenne una cerimonia. In tempi di grande conflitto, soffiate nel corno e noi risponderemo, dissero i draghi. Fu Onara in persona a benedire il corno, evocando dei venti impetuosi che soffiarono in esso. Fu quella l'unica volta nella nostra lunga storia che il corno risuonò. Anche se sono passati secoli da quando i draghi verdi hanno lasciato queste terre, hanno detto ai Maruk di proteggerle. Credo che i draghi onoreranno ancora il nostro patto di amicizia e verranno in nostro aiuto quando suoneremo il corno. Ma ora quel patto e il nostro stile di vita sono minacciati da quello stolto di Balakar e dalla sua egoistica sete di potere. Speriamo che i Tirai a difesa del corno abbiano resistito. Ti do il benvenuto al mio focolare. Portati cibo per il viaggio.
Sei guardia del Khan. Sto per entrare nel villaggio insieme all'ospite. Restate a difesa di questa posizione mentre avanziamo. Le forze del clan Nokud sono di gran lunga superiori. Bisogno di un bersaglio. Devo avvicinarmi. Bersaglio. È fuori portata. Ho bisogno di un bersaglio. Abbiamo salvato chi potevamo. Dobbiamo superare il luogotenente di Balakar. Vieni a provare, piccola canamma. Combattere contro i primalisti mi ha resa più forte. Non versate. Sorridono. Torna tutto dunque. Segui le correnti.
Ci siamo quasi. Ora! Madre! Che i venti accompagnino la nostra avanzata. I giardini di Smeraldo cadranno! Felice di vederti. Addio. Portati, Kanamatra! Era il corno di Drusal, quello? Era così forte da risvegliare i morti. Sì, Korolet ha costretto Onara a benedire Balakar. Ha suonato il corno per attirare i draghi in una trappola. Tomul, torna da Marukai e informa il Khan. Raduna le nostre forze e inizia la marcia verso i giardini di Smeraldo. È tempo di dimostrare la nostra fedeltà ai draghi. O entrambi i nostri popoli periranno. Subito, Kanamatra. I venti si sono placati. Puoi raggiungere in fretta i draghi spiccando il volo col draco da un picco nei paraggi. Ci vediamo lì. Ora vai, sbrigati. Meritra, non vogliamo farti del male. La morte dei tuoi fratelli rattrista i nostri cuori tanto quanto la morte dei nostri simili. È stato Balakar a far questo. Balakar e il suo clan, i Nokud, hanno mostrato la loro debolezza e codardia collaborando con i primalisti. Speravamo di porre fine alla nostra guerra civile. Ma ora capisco che resta solo una via da percorrere. Dobbiamo sconfiggerli. Tre clan sono al tuo fianco, figlia del sogno. Tirai, Shikar, Onir. Dobbiamo unirci a te per respingere gli invasori dalla nostra terra. Accetto la tua offerta di aiuto, Kanamatra. Il sacrificio della mia gente non sarà dimenticato. Combattiamo insieme. Salve. Torna tutto d'un pezzo. Raccontami dei tuoi sogni. Che i tuoi sogni siano sereni. Scoperto qualcosa di interessante? Poco dopo essere tornati al nostro antico bosco a ovest, abbiamo subito un attacco dei primalisti. Li abbiamo eliminati più e più volte. I primalisti sapevano di aver bisogno dell'aiuto dei centauri per sconfiggerci. Le baliste ammazzadraghi del clan Nokud sono la chiave della loro vittoria. I Nokud sono implacabili. Con il loro aiuto,
L'esercito dei primalisti di Korolet ha trovato un modo per infrangere le nostre difese. La barriera del bosco antico non deve cadere. Al suo interno si trova il portale per il sogno di Smeraldo. Tremo al solo pensiero di come potrebbero utilizzarlo. Il nostro santuario è più avanti. Raggiungimi lì. Raduneremo il resto delle nostre forze. Raccontami dei tuoi sogni. Che i tuoi sogni siano sereni. Riposa. Con questa benedizione, il mio popolo saprà che parli con la mia voce. Ora va, presto. Per la gloria dei draghi! Onora tutti i draghi! Thank you.
Salve, campione. È già ora di andare. Riposa. Sei in vena di un'avventura? Il nostro rapporto? Il nostro rapporto è che il fianco è sicuro. Ti trovi proprio nel mezzo del massacro che ha reso possibile la nostra vittoria. Il soffio del vento sussurra il tuo nome. Vedi quei pilastri di pietra? Sono parte di una barriera che impedisce a chiunque di avvicinarsi. Dobbiamo proteggerli, o le difese dell'isola cadranno. Come l'aquila. I primalisti non hanno solo potenziato le abilità dei Lokud, ma si sono anche uniti ai loro ranghi. Guarda le dimensioni di quei colossi tempestosi. Non promette bene per loro. Quel portale deve condurre ai rinforzi dei primalisti. Chissà se è possibile danneggiarlo uccidendo gli evocatori. Forse possiamo farlo cedere. Presto, Avara. Torna prima che ti vedano. No! Ritorna ai venti, Avara. Figlia benedetta di Onara. Che cosa vuoi? È già... Vedi, quei piloni potenziano il potere distruttivo di Korolet. Se non riusciremo a fermarla, distruggerà il pilastro e neutralizzerà la protezione che difende il bosco antico. Ti do il benvenuto al mio focolare. Avanti! Raccontami di Tuisu. Che Tuisu sia osservato. Thank you.
Sono troppo distante. È fuori portata. Bersaglio. L'ultima balista è a terra. Ora lo stormo dei draghi verdi può spiccare il volo e attaccare dall'alto. Ho bisogno di un bersaglio. Devo avvicinarmi. Distante. Devo avvicinarmi. Troppo distante. Riportata. Sono troppo distante. La tua presenza è un buon presagio. Segui le correnti. Addio. Se i tuoi antenati ti guidino. Buona fortuna. No!
bersaglio. Le figlie di Tira ti sorridono. Che i tuoi antenati ti guidino. Buona fortuna. Ecco, laggiù! Devo avvicinarmi. Prima devo aprire il bersaglio. È fuori portata. Bene, del resto mi occupo io. Fatto. Vedo il pilone. Avanti. Addio. Consuma tutto! No! Non sarò sconfitta! Donami la tua forza, bestia! Non hai ottenuto niente. Una volta che avrò finito con te, nulla potrà frapporsi tra noi e il sogno. Bersaglio. Ho fallito. Il sogno deve essere nostro. Il mio compito qui è concluso. Ci rivedremo presto. Ti do il benvenuto. Vieni con me. Abbiamo sconfitto i primalisti. Le nostre forze elimineranno senza problemi gli stolti che oppongono resistenza. Senza i nostri alleati non avremmo mai potuto ottenere questa vittoria. Neritra sta convocando i suoi comandanti per un incontro. Ha chiesto anche di te, giovane. Oggi hai dato prova di essere all'altezza dello stormo dei draghi verdi. È stato un atto di gentilezza e sacrificio che il mio popolo non dimenticherà presto. Contro l'odio e il caos, l'arma più grande che brandiamo è la fratellanza. Allora venite, amici, unitevi a me nel bosco antico. Salve, campione. È già ora di andare.
Riposa in pace. Che cosa vuoi da me? Che i tuoi sogni siano sereni. È già dai cacciatori che valutano l'abilità sopra ogni cosa, un rito di passaggio, un inizio. Dai mistici che comunicano col vento, il suo tocco più gentile, una spinta. Dai discendenti della matriarca, una goccia di progenie intatta, un retaggio indimenticabile. Sì, ha senso. Dopo la prima caccia, i giovani membri del nostro clan ricevono una lancia cerimoniale. Prendi la mia. Salve, campione. Questa lancia è la prova della tua abilità. Accetto quest'offerta. Non credo sia quel genere diverso. Dovremmo pensare a qualcos'altro. Mi piace il tuo entusiasmo, ma non credo sia la scelta giusta. Dato che tutte le Ouna sono figlie di Onara, questa piuma dovrebbe bastare. Raccontami dei tuoi sogni. Lo spirito di Onara ci benedice tutti. Accetto la tua offerta. Una stirpe. Ho un'idea. Ecco. Prendi. Torna tutto di un pezzo. Che cosa vuoi da me? Ah, tu. Tu mi ricordi molto, Tira. Accetto la tua offerta. Cosa vuoi chiedere alla Canaan Matra? Io, la Canaan Matra Sarest, accetto questo dono per onorare l'antico giuramento fatto dalla nostra più sacra antenata. Tutti i centauri fedeli a Onara verranno in aiuto dello stormo dei draghi verdi nei momenti di bisogno. E io, Meritra, figlia di Isera, accetto questo dono per onorare il giuramento che feci alla tua antenata Tira.
Insieme, i draghi e i centauri proteggeranno le pianure di Onara. Se il sogno venisse di nuovo minacciato, sappi che i Maruk combatteranno al tuo fianco. Il legame che ci ha uniti nelle ere passate è stato rinnovato. Che questa pietra del giuramento sia il simbolo del nostro patto. Giuro di proteggere il sogno di Smeraldo e lo stormo dei draghi verdi con la mia vita. Che i tuoi sogni siano sereni. Hai mangiato? Portati cibo per il viaggio.